Ciao amici, andiamo a vedere come fare questo pane sciapo senza sale, ho chiamato anche pane sciocco. Andiamo a vedere il video. Ciao a tutti, la sera prima ho preparato questo preimpasto, trovate le dosi in descrizione, l'ho lasciato tutta la notte, eccolo qua, la mattina dopo mi sono preparata le farine, farina di tipo 2 perché mi mancava la 1 e la 0, l'acqua e l'olio che lo lascio per la ciotola, ecco qua. Adesso per farvi vedere metto tutto nella ciotola della planetaria, ma voi potete fare tranquillamente a mano, eh. Io adesso miscelo un pochino tutto e poi però passo 5-10 minuti in planetaria a girare. Bene, metto 200 grammi di preimpasto, eccolo qua, e lo sciolgo con una parte dell'acqua, con i 300 grammi di acqua che ho preparato. Questo è un pane senza sale. Però è un pane che non dovrebbe avere molti alveoli, deve rimanere un pochino morbido e anche la crosta deve essere color nocciola. Un pane toscano che usano fare in Toscana, ma anche a Terni e nelle Marche, certo. Ho provato più volte varie ricette, adesso vediamo se questa volta sia quella giusta. Proviamo a fare questa ricetta. Bene, ho mescolato tutto per benino le farine, metto ancora un po' d'acqua, poi vado a far girare in planetaria e aggiungo piano piano l'acqua che è rimasta. L'acqua è intorno ai 300 grammi, quindi diciamo che è un'idratazione del 60%. Anche perché poi ho fatto il preimpasto con il licoli, quindi era abbastanza liquido, quindi diciamo che è un pochino superiore al 60%, eh. Invece se lo fate con la pasta madre solida, che viene un pochino più solido, magari ci va anche meno acqua. Ecco qua, ho fatto girare una decina di minuti, come vedete l'impasto è abbastanza morbido, ma non troppo, ora lo lavoro sulla tavola, sul piano di lavoro che ho infarinato e lo lavoro un pochino, vi faccio vedere come. Mi aiuto con un po' di farina, ecco qua, e procedo in questo modo, così lo arrotolo come se dovessi formare un filone. Procedo in questo modo per 2-3 volte, poi lo pirlo un pochino, ecco qua, e adesso metto l'olio, un cucchiaio, presso un cucchiaio scarso, dentro la ciotola e ci metto l'impasto. Lo arrotondo un pochino così assorbe anche quel pochino d'olio che abbiamo messo. Ecco qua. Poi copro con la pellicola e lo lascio lievitare. Aspetto 2-3 ore, dipende dalla temperatura. Adesso sta scaldando, comunque dovrebbe presso a poco raddoppiare o quasi, eh. Ci vediamo dopo. Una volta portato al raddoppio, lo mettiamo sul piano di lavoro. Scusatemi perché mi sembrava di aver fatto la foto dell'impasto raddoppiato e invece no. Bene, mi aiuto con la farina, con un po' di semola e vado a formare un filone. Lo tocco poco perché è pieno di bolle e quindi
lo arrotolo un pochino così. E poi lo metto dentro il cestino che ho preparato, spolverizzato di semola. E una volta sistemato nel cestino, spolvero ancora di semola, lo copro e, siccome oggi è una giornata molto calda, si è alzata improvvisamente la temperatura, anche se siamo in aprile, quindi penso che farò un passaggio in frigo. Quindi vado a chiudere questo pane, questo filone, dentro una busta di plastica e lo appoggio in frigo. In questo modo arriverò a questa sera dopo le 7 ad infornare, così accendo il forno con la fascia bassa. Oh, per fascia intendo fascia 2 o 3, che è l'orario serale o notturno, dove si paga, dove la corrente costa molto meno. Ok, così accontento mio marito. Bene, dopo all'incirca 3 ore ho tirato fuori il mio filone e l'ho tenuto a temperatura ambiente. Nel frattempo ho acceso il forno, così arriva a temperatura 240, statico. Poi, come al solito, ribalto il mio filone su carta forno e dopodiché lo faccio scivolare sulla teglia calda. Faccio proprio veloce, senza affondare tanto questi taglietti, ma senza affondare, e vado ad infornare con pentolino. Vedete, dopo 20 minuti è già cresciuto abbastanza. E posso aprire e togliere il pentolino e abbassare a 2,20. Continuo a cuocere sempre a 2,20. Gli ultimi 10 minuti abbasso leggermente ancora e metto a spiffero. Ed eccolo qua, il mio pane è pronto. Ora spero che sia venuto abbastanza morbido perché mi viene sempre croccante. Cioè, chi mi chiede come fare per farlo venire croccante. Questo tipo di pane che dovrebbe venire morbido mi è venuto croccante lo stesso. Pazienza, comunque eccolo qua, diciamo che può andare, è abbastanza bello. Ok, e questo è il pane sciapo. Bene, amici, ci vediamo al prossimo video. Grazie della visione e condividete se potete i miei video. Ciao ciao.